Questo video non ha la presunzione di dare una risposta oggettiva e internazionale valida per tutti gli studenti, pianisti compresi, ma sono dei miei semplici ragionamenti, delle cose che ho preso qua e là, delle notizie, informazioni, insomma, che voglio racchiudere tutte in un unico video. Ovviamente poi ognuno è libero di studiare quanto cavolo vuole. Allora, innanzitutto voglio partire da un presupposto che a seconda del tuo livello cambiano le ore di studio. Molti principianti si fanno prendere dall'enfasi, dicono ah, voglio studiare 5 ore al giorno, però non serve neanche per un principiante perché i primi esercizi uno li può fare anche in mezz'oretta, quindi però man mano che si va avanti quel livello sicuramente il quantitativo di ore di studio deve aumentare. Quanto bisogna studiare? Ecco, questa è una bella domanda. Ognuno dice la sua, ognuno legge una cosa differente da una parte dell'altra, è vera, perché ci sono diverse teorie e scuole di pensiero. La cosa bella, mi ricordo quando sono andato qualche mese fa, c'era Piano City Napoli, sono andato con lo staff di Piano Solo a Napoli e c'erano diversi personaggi del mondo italiano ed internazionale che si esibivano in vari concerti, ma soprattutto c'erano anche delle presentazioni e spiegazioni da parte di grandi didatti della musica, tra cui c'era anche Remo Vinciguerra, grandissimo didatta, scrive tantissimi libri per l'insegnamento del pianoforte, per lo studio del pianoforte ai giovani, soprattutto ai giovani. E ha fatto un discorso molto bello, che mi è piaciuto molto, che fondamentalmente esistono due tipi di insegnanti. Uno che dice al proprio allievo: se studi 7 ore al giorno, figlio mio, ti farò diventare Pollini e suonerai per tutti gli auditorium del mondo. Addosso, dove sei? E poi c'è quello lì che non gliene frega, che lascia l'allievo allo sbaraglio. Ora, sì, è vero, c'è gente che studia 7 ore al giorno e anche di più. È vero che per arrivare a certi livelli bisogna studiare tantissimo. Però quali sono i compromessi che si vanno a verificare studiando così tanto in un giorno? Allora, innanzitutto, se sei un ragazzino delle scuole medie o delle superiori, 7 ore al giorno non le trovi perché esci all'una e mezza da scuola, mangi, si fanno le 2:30, quindi hai 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, con 7 ore di studio, tra cui se abiti in un condominio alle 8:30 devi già smettere, quindi non ce la fai. Supponiamo che suoni fino alle 9:30, ininterrotte, senza mai una pausa. Dopodiché devi fare i compiti o studiare per la scuola per il giorno dopo. Ci metterai un paio d'orette, sempre senza mai fare pause, senza mai andare in bagno, senza mai far niente. Finisci alle 11:30, senza mai farti la barba, lavarti, ok. Dopodiché vai a dormire, che il giorno dopo ti devi svegliare alle 6:30, 7 perché devi andare a scuola. È un ritmo possibile? Ovviamente no. Quindi si tratta di un ragazzo che abbia già finito anche il percorso delle superiori e che deve affrontare solo ed esclusivamente lo studio del pianoforte. È ovvio che se hai altri lavori, se hai altre cose, non riesci, perché proprio 7 ore di studio al giorno sono tantissime. E se hai anche altre attività al di fuori dello studio del pianoforte, proprio non ce la fai a mettere queste 7 ore in una giornata. Quindi si tratta già di un allievo che è già abbastanza avanzato e deve studiare così tanto. Ora, la cosa che mi ha fatto molto sorridere, che poi è vera, è che Remo dice: sì, va bene, questo insegnante ti fa studiare 7 ore al giorno perché diventerai Pollini, no? Però su 100 allievi, mettiamo caso che uno diventa veramente come Pollini. Ecco, su 100 allievi uno diventa come Pollini, però come diventa questo qui? È uno che ovviamente non ha vissuto grandi esperienze, non ha fatto tanti viaggi perché studia tutti i giorni 7 ore al giorno, non ha vita sociale, si perde i piaceri della vita, non fa l'amore, non ha amici, non sorride se gli fai una battuta perché non la capisce, non ha il senso dell'umorismo e infatti non a caso la maggior parte dei personaggi strani li conosci proprio in questo ambiente musicale, nei conservatori, ma anche e soprattutto anche nei circoli di scacchi, dove comunque hai questi ambienti dove devi studiare per tantissimo tempo, trovi i personaggi più strani, chissà se lo studio poi porta alla pazzia, però chiusa parentesi. E poi c'è anche l'altro insegnante, che non è assolutamente da prendere ad esempio, che si prende solo i soldi della lezione e se ne frega poi dei risultati degli allievi.
Ecco, il primo insegnante, quello lì estremamente concorrenziale, mi ricorda una pubblicità molto carina. Non so se avete visto la pubblicità della Turkish Airlines, dove c'è Kobe Bryant e Messi che fanno a gara. Ecco, mi sembra un po' una gara. Insomma, la pubblicità, puoi vederla cliccando qui, è molto divertente. Che fanno a gara appunto per accaparrarsi la fiducia di un bambino. Questo fa molto sorridere. Mi sembra un po' la stessa cosa, una gara a chi studia di più. E in effetti un po' è così, perché mi sono capitati diverse occasioni di parlare e domandare a delle persone molto più esperte di me quanto studiano al giorno. Ho questa memoria di quando ero piccolo, quando facevo ancora Buona Domenica su Canale 5, credo, dove c'era comunque Maurizio Costanzo che presentava, Paola Baralli, eccetera, e c'era anche il maestro Demo Morselli, che era il direttore d'orchestra. In una puntata gli chiesero, vabbè, lei ha fatto ovviamente il percorso di conservatorio, eccetera, ma quanto studiava al giorno? La sua risposta è stata 8 ore al giorno. Ora io ero piccolino, forse non avevo ancora iniziato a studiare musica, comunque ero alle prime lezioni di pianoforte, e quando sentii 8 ore al giorno, dentro di me la prima cosa che ho pensato è una cazzata. Però mi è rimasta in mente questa cosa, perché 8 ore al giorno, cioè uno non si riesce proprio ad immaginare quante sono. Perché per uno che studia il Bayer, che fa un esercizio in 10 minuti, che cosa se ne fa delle restanti 7 ore e 50? Quindi mi frullava nel cervello questa cosa qui. Ovviamente poi andando avanti ti rendi conto che quei 10 minuti non bastano. La lettura si fa più difficile perché il brano si fa più zeppo di note, doppie note e note strane, nuove tonalità anche più complicate che non abbiamo mai affrontato. Quindi automaticamente il quantitativo di ore aumenta. Però avevo sempre nella mente queste 8 ore, perché in un'ora, quando sei all'inizio, te la sbrighi. Poi andando avanti, veramente ti rendi conto che per poter eseguire bene un pezzo, non dico che bisogna arrivare ad 8 ore, però siamo lì. Infatti poi mi ricordo 2 anni fa ho fatto un masterclass, anzi allora, 3 anni fa feci un masterclass a Jesolo con la pianista Gloria Campanera, che tra l'altro è stata intervistata l'altro ieri su Rai 5, e ti consiglio di vedere la sua intervista perché puoi apprendere tantissimo. Lei nell'intervista, come mi disse appunto nel masterclass, mi dice che studia tutto il giorno, si sveglia la mattina, fa qualcosina e dopodiché si mette a studiare fino alla sera, anche 10 ore al giorno. Studiare tutto il giorno pianoforte, anche lì dicevo, cavoli, ma come si fa? Cioè, dove si trova la forza interna, anche fisica, di stare seduto 10 ore e non aver voglia di andare in giro? Comunque bisogna avere veramente uno stile di vita monasteriale per stare tutto il giorno sul pianoforte. E anche lì mi dicevo, cavoli, ma come mai alcune persone, alcuni pianisti studiano così tanto? 2 anni fa feci un altro masterclass col maestro Mario Amica, e ti consiglio di andare a vedere su Google chi è questo grandissimo personaggio, che non è solo un insegnante, un maestro di pianoforte, ma è un maestro di vita. Quelle figure che quando le vedi sorridi già solo perché ti danno una fiducia incredibile e ti fanno credere nelle tue capacità. Feci questo masterclass, come ben sai, alla fine di ogni master di pianoforte che dura 2 giorni, 3, 4, 5, una settimana, alla fine del masterclass, dopo che col maestro hai migliorato i brani, poi c'è il saggio degli allievi, quindi tutti suonano i brani come li hanno migliorati assieme al maestro. Ovviamente ho suonato io, ho suonato anche altri miei amici. E alla giornata del saggio è venuto anche un allievo del maestro Mario Amica a fargli l'onore di dargli la sua presenza. Ecco, questo allievo ovviamente è venuto lì per godersi il saggio degli allievi. E a un certo punto, quando è finito il saggio, a grande richiesta abbiamo chiesto a tutti se questo allievo ci suonasse qualcosa. Ovviamente lui non sapeva di suonare qualcosa, quindi era venuto lì solo con l'aspettativa di ascoltare buona musica, però noi l'abbiamo incoraggiato a suonare. Insomma, dopo vari tentativi, questo ragazzo si siede al pianoforte. Ora, non sapeva di dover suonare. Si siede al pianoforte e il pianoforte non era dei migliori, aveva la tastiera veramente molto difficile da gestire, e ti suona il primo studio dell'opera 10 di Chopin, quello sugli arpeggi, che è uno dei più difficili studi in assoluto, te lo studia e te lo suona a velocità metronomo, che è inserita da Chopin, e senza sbagliare una nota. E anche lì sono rimasto folgorato. Come fa uno
a suonare così bene, senza essersi riscaldato, uno studio così difficile, senza sapere di dover suonare a memoria, ovviamente. Cioè, sono rimasto anche lì folgorato. Dopodiché siamo andati tutti a cena e avevo questo ragazzo di fianco a me. E quindi gli ho detto, scusami, toglimi una curiosità, perché quando vedi uno più bravo di te, la prima cosa che gli domandi è quanto studi al giorno, perché vorresti diventare come lui. Gli faccio, scusa, ma tu quanto studi al giorno? E lui mi risponde, studio almeno 7 ore al giorno. Quindi, finora le mie risposte che mi sono arrivate erano 7 ore al giorno, 8 ore al giorno, Demo Morselli, e 10 ore che avevo sentito la Gloria Campanella. Quindi, ore molto elevate. E gli ho chiesto, ma è così indispensabile studiare 7 ore al giorno? Lui fa, guarda, no, però sappi che se vuoi arrivare ai concorsi pianistici, vuoi frequentare un concorso pianistico internazionale e c'è gente che studia 7 ore al giorno, se tu vai con 5 ore al giorno ovviamente non vincerai. Proprio un discorso anche di numeri, ovviamente queste ore di studio non è solo numeri ma anche la qualità di come studi, però supponendo che tutti abbiano la stessa qualità di studio, se tu studi di meno ovviamente avrai meno possibilità di vittoria rispetto a uno che studia molto di più, quindi il discorso fila anche. E quindi dentro di me avevo già tre risposte dove ti dicevano di studiare dalle 7 ore in su. Poi ovviamente andando avanti capisci di cosa si sta parlando. Ci sono ovviamente insegnanti che ti consigliano di studiare così tanto, alcuni che ti dicono che 4 ore, per esempio se leggi il libro Il pianoforte di Casella, a un certo punto c'è una citazione del grande Busoni, tra cui uno dei concorsi pianistici più prestigiosi è il concorso Busoni. Quindi Busoni stesso ha scritto che lui, che è uno dei più grandi virtuosi di sempre, ha scritto che lui non studiava mai più di 4 ore al giorno. Per esempio nell'ultimo concorso pianistico, e anche primo concorso pianistico che ho fatto, ovviamente i vincitori del concorso alla fine devono fare un concerto, quasi sempre succede così, devono fare questo concerto di... I vincitori fanno questo concerto per il pubblico. E io avevo portato una rapsodia ungherese di Liszt e uno scherzo di Balakirev. E ovviamente la giuria mi fa, guarda, al concerto non sappiamo se ti facciamo eseguire tutti e due i brani, probabilmente ti faremo fare solo la rapsodia di Liszt, perché il programma è già molto lungo, se ci mettiamo anche lo scherzo che dura 6 minuti potrebbe diventare ulteriormente lungo e il pubblico si potrebbe annoiare. Faccio, guarda, non c'è problema. Quindi durante la settimana mi hanno detto che facevo solo Liszt, quindi molto probabilmente facevo solo Liszt, quindi ho studiato solo Liszt, accantonando totalmente Balakirev. Arrivo il giorno del concerto, ah ragazzi, non vi ho ancora dato i programmi. Christian Salerno, rapsodia ungherese di Liszt e scherzo di Balakirev. Una settimana intera prima del concerto non avevo toccato quel brano, assolutamente per niente. Ho detto, cacchio, se non faccio la miglior figura di merda oggi non la faccio mai più. E sai una cosa? Non ho mai suonato lo scherzo così bene. Tu dici, come mai? Allora, beh, innanzitutto l'avevo già molto studiato prima, quindi l'avevo ben assimilato. E nonostante non l'ho toccato per una settimana, quindi l'ho lasciato riposare, è maturato da solo. E poi avevo una cosa molto importante che si differenziava dalla rapsodia ungherese. Avevo la voglia di suonarlo. Sai quando hai voglia di suonare un pezzo? Se tu studi un pezzo 5 ore al giorno, tutti i giorni, e lo devi suonare in concerto, non so quanto te lo puoi godere, sinceramente, ma non avendolo toccato per una settimana, avevo proprio voglia, e l'ho suonato meglio che potevo, cioè, ma neanche a casa, quando ero da solo, lo suonavo così bene. Lì in pubblico, con tutta la tensione, il fatto che c'erano anche delle autorità e personaggi che si intendevano dire abbastanza di musica, suonarne con lo scherzo è uscito benissimo. E questo mi fa ricordare un consiglio che mi diede un mio ex insegnante, che diceva, a volte i brani bisogna anche lasciarli stare, non suonarli troppo prima del concerto. Ecco che cosa sta a significare, solo ora capisco. Lo stesso Chopin, ricordiamoci, che 2 settimane prima di un suo concerto non continuava a suonare i suoi brani, ma suonava solo Bach. Quindi credo che lui avesse già capito questo discorso prima di chiunque altro. E quindi, come puoi vedere, è molto soggettivo le ore di studio da fare. Ovviamente dipende anche molto dall'obiettivo che ti prefiggi, perché se vuoi arrivare a fare dei concorsi pianistici, allora sappi che c'è gente che si allena duramente, che studia duramente,
se tu vai lì con 2 o 3 ore al giorno di studio, ovviamente non hai molte possibilità. Poi, ovviamente, per carità, c'è chi apprende prima qualcosa e c'è chi ci mette più tempo, ma in linea di massima, se uno studia 8 ore e l'altro 2 ore, c'è poco da fare. E quindi è un po' come gli atleti, no? Se vai a una gara olimpionica, c'è gente che si prepara tutto il giorno, e se tu fai solo qualche esercizio di riscaldamento, è difficile che tu riesca a stare a livello di quelli lì. È veramente una corsa, c'è anche un discorso molto ginnico da fare per quanto riguarda l'elasticità, il riscaldamento delle mani, l'agilità. Ovviamente c'è anche la musicalità, però c'è anche un discorso di virtuosismo che sicuramente i concorsi pianistici valutano molto. Quindi, a seconda del tuo livello, se tu vuoi studiare, se tu vuoi suonare per te stesso, senza fare esecuzioni pubbliche, puoi studiare anche 1 ora. Però l'importante è che tu sia soddisfatto del livello che raggiungi. Quindi, che può essere 1 ora, che possono essere 3 ore al giorno, che 5 ore, l'importante è che tu, quando suoni quel pezzo, ti senti soddisfatto. Però se devi iniziare a fare dei concerti o dei concorsi, quindi sei a contatto col pubblico che inevitabilmente ti giudica. Siamo tutti dei giudiconi, quindi o vai lì e fai una figuraccia o cerchi di dare il meglio di te stesso cercando di essere sicuro, tenendo sempre conto il fatto che quando vai a fare una performance in pubblico renderai sempre di meno perché hai quella benedetta ansia, almeno iniziale, che ti toglie delle prestazioni. Quindi non devi essere sicuro su quel brano, ma devi essere più che sicuro. Io credo che prima che un brano tu riesca farlo veramente molto bene, devono passare almeno 2 o 3 esecuzioni pubbliche per averlo veramente ben consolidato nel tuo repertorio. Quindi, per riassumere e fare una conclusione finale di questo video, tu puoi studiare quanto vuoi. C'è Busoni che diceva che studiava 4 ore al giorno ed è uno dei più grandi pianisti di tutta la storia dell'universo. E c'è chi invece studia tutto il giorno e comunque sappiamo chi sono questi personaggi e che cosa stanno facendo e che risultati stanno ottenendo, sicuramente degli ottimi risultati. Però, come dice Remo Vinciguerra, e concordo molto, bisogna stare attenti a non creare degli automi che sanno fare solo quello e che non sanno più godersi i piaceri della vita, e creare invece una persona che sia equilibrata tra la passione, lo studio del pianoforte e tutto ciò che la vita ti dà, che non è solo il pianoforte. Ci sono persone che vedono tutto il resto nel pianoforte, vedono un amante nel pianoforte, vedono un compagno di giochi, un compagno di avventura. Certo, sicuramente è una bella visione, anche molto come orientale, molto bello affezionarsi così tanto al pianoforte. Io stesso sono così affezionato e faccio difficoltà ad andare in vacanza perché non saprei stare 1 o 2 settimane senza suonarlo. Questo lo dico con estrema sincerità. Ma bisogna forse distaccarsi un po' da questo attaccamento morboso con questo strumento ed essere più tranquilli e viversi le cose con più tranquillità.